E anche dallo scorso anno abbiamo iniziato un percorso anche di sensibilizzazione verso l'industria con degli appuntamenti mirati che Green Film fa per i progetti presentati al co-production market del MIA, oltre a tante altre iniziative, tra cui quest'anno c'è anche in coda il MIA, partirà domani, il Green Film Lab. Ci tengo a ringraziare Luca per tutto il supporto in questi mesi e chiaramente augurare a voi, insomma, un incontro proficuo. So che nasce da un ragionamento che la Film Commission e Green Film ha con le associazioni, tutte quelle coinvolte che vediamo qui e che Luca ora andrà a presentare. Quindi vi auguro un buon lavoro e un buon MIA. Grazie. Grazie Gaia. Allora io prendo posto e inviterei a prendere posto anche appunto agli ospiti di oggi che elenco in ordine alfabetico come sono: Antonella Barbieri di APA, a tua scelta, Roberto Colerossi, coordinatore nazionale Wilcom, Sabino Di Marco, segretario nazionale SDC-CGIL, Erika Filippi, segretaria nazionale CISL, Francesca Medola Colbani, segretaria generale di Anica, e Marco Valerio Cugini. Tanto, bravo, non c'è. Se mi lasciate in mezzo sono felice, così vi... Presidente di APE, ma uno potete... Facciamo un overdose di microfoni, quindi inizio a... Sì. Manca uno, c'è un gioco tipo gioco della sedia, c'è il gioco del microfono, ce ne sono sei. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti a questo che spero sia un momento utile per un tema che è sicuramente rilevante, quello della sostenibilità, nello specifico della sostenibilità nella produzione di audiovisivo e in un paese che è tra i grandi produttori europei, quindi dove c'è la necessità, no, di fare qualcosa in più rispetto a tanti altri paesi. Faccio un breve riassunto delle puntate precedenti per quello che riguarda il percorso che abbiamo fatto con Green Film. In sostanza, in un Trentino che aveva poca storia di cinema, abbiamo 6-7 anni fa provato a proporre questo approccio, che appunto si chiama Green Film, che è di fatto uno strumento che cerca di guidare i produttori e le troupe nell'avere un approccio maggiormente sostenibile durante le riprese. Allo stesso tempo è una certificazione, quindi perché una certificazione? Una certificazione è un modo per cui poi noi istituzioni, noi fondi per l'audiovisivo soprattutto, quindi regionali, nazionali, europei, possiamo avere una prova certa da parte del produttore di una diversa modalità produttiva. Quindi avere questa prova certa di una diversa modalità produttiva, quindi in questo caso più sostenibile, ci permette di premiare e incentivare questo tipo di comportamento. Questo è il motivo per cui ha preso la forma di una certificazione e questo è il motivo per cui abbiamo iniziato appunto nel 2017 a premiare nei nostri bandi con dei punteggi extra il produttore che era disposto a ottenere una certificazione di sostenibilità. Ho fatto la voce un po' così perché ieri un'aria condizionata ha deciso di vendicarsi verso il mio impegno nel loro spegnimento e mi sta trasformando in Barry White lentamente. E quindi abbiamo iniziato questo tipo di approccio che ha dato dei buoni risultati. Assieme a noi, piano piano negli anni, si è fatta una cordata di Film Commission, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Toscana, un po' alla volta stiamo diventando sempre di più, con cui condividiamo questo approccio, che quindi uniscono le forze nel rendere sempre più appetibile dal punto di vista del produttore una modalità di produzione sostenibile. Parallelamente anche all'estero, e questa è una cosa di cui ci vantiamo un po' sempre, no? Abbiamo esportato, cioè colleghi europei hanno deciso di utilizzare questo tipo di approccio, quindi anche in paesi improbabili dal punto di vista del copiare dall'Italia modalità su questo tema tipo la Danimarca o l'Islanda, hanno deciso di unirsi a questa cordata. Altra tappa puntata fondamentale in questo percorso, il riconoscimento da parte di ISPRA, quindi l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, di questa certificazione, il che vuol dire che dal nostro livello regionale siamo arrivati a una valenza a livello nazionale.
In tutto questo ha giocato un ruolo anche importante il fatto che la Direzione Generale Cinema nei bandi selettivi abbia deciso di aggiungere 5 punti in più per l'opera certificata, e questo ovviamente ha una potenza persuasiva molto superiore rispetto a quella che possiamo avere come Film Commission. Quindi, che cos'è il risultato di questo percorso di tanti anni? Che le cose stanno effettivamente un po' cambiando, cioè quello che stiamo vedendo noi è che i produttori e le troupe stanno effettivamente sempre più spesso mettendo in campo modalità nuove, diverse, più sostenibili di gestire i set, che non è poco. Quello che noi vedevamo essere delle richieste di certificazione nel 2017, 18, 19 di 2-3 film l'anno è diventato poi 20 all'anno, 40 all'anno, per arrivare ai 90 del 2023, che non è neanche finito. Quindi i numeri stanno aumentando in maniera esponenziale e questo vuol dire che un cambiamento c'è. Quindi questa è un po' la prima parte dell'incontro di oggi, quindi approfittare dei punti di vista diversi, degli osservatori diversi che hanno tutti questi player del mercato nazionale italiano per capire dal loro punto di vista che cosa sta accadendo, cosa è successo negli ultimi anni e se vedono un miglioramento. Da che parte vogliamo partire? Andiamo in ordine. Se te la senti, Antonella, partiamo dall'associazione produttori Esatto, sì. audiovisivi. Stavamo appunto prima di iniziare dicendo che ancora oggi la nostra sensazione con lato produttori è che ci sia da un lato una ancora molto collegato alla sensibilità personale dei vari produttori, come tema questo della sostenibilità ambientale, salvo poi insomma i casi che tu hai già ricordato in cui questo diciamo, impegno viene premiato con punteggi, accessi a fondi, eccetera. Quindi quello è sicuramente uno strumento per incentivare l'adozione di un protocollo, di una certificazione. Quello che appunto anche noi abbiamo rilevato, anche quando ormai più di un anno fa abbiamo provato a mettere in contatto tutti quanti per iniziare a pensare a un protocollo unico nazionale, è l'idea che appunto Green Film si è ritagliato una competenza, un riconoscimento a livello nazionale e internazionale che chiaramente dimostra lo sforzo fatto per arrivare a qualcosa che sia utilizzabile, è facilmente utilizzabile, perché poi le imprese hanno sempre lo stesso problema, anche questi giorni è ricorso più volte questo tema. Cosa è critico in Italia? La burocrazia e l'incertezza delle regole. Già il fatto, adesso vado molto semplificando, no? Di avere una checklist che sia costante, coerente, eccetera, aiuta molto il lavoro del produttore quando vuole perseguire una qualche finalità, che sia anche in questo caso, come in questo caso, la certificazione della sostenibilità ambientale. Quindi, l'idea, adesso non so se poi questo è l'altro giro, però diciamo ci sono per venire all'APA alcuni associati che hanno anche direttamente da soli partecipato alla consultazione che Green Film adesso di recente ha lanciato per raccogliere anche nuovi suggerimenti, aggiornare il protocollo, altri che si sono messi completamente a disposizione come abbiamo annunciato lo scorso anno qui per fare appunto magari un protocollo dedicato a uno specifico genere, eccetera. Quindi l'interesse c'è. E soprattutto la voglia di individuare uno strumento che sia facilmente utilizzabile, chiaro e che dia appunto una certificazione che può risultare utile oppure che già semplicemente entri nelle teste di chi deve organizzare la produzione come una checklist che diventi sempre più automatica, questo poi a beneficio di tutto il settore e dell'ambiente in generale, quindi benvenga. Perfetto, grazie mille Antonella. Andrei anche in ordine così come siete, se per voi va bene, Roberto Corirossi. Sì, grazie dell'invito. Noi come organizzazioni sindacali non possiamo che condividere tutte queste iniziative messe in campo per la sostenibilità della produzione cinematografica rispetto ai problemi di carattere ecologico. Noi oggi stiamo vivendo una giornata a Roma stupenda, viviamo le famose ottobrate romane, siamo intorno ai 30 gradi. Questo ci fa piacere perché possiamo passeggiare di Non meno. è l'ottobrata romana, No, è è
qualche cosa di più. L'ottobrata portava i cieli azzurri perché la tramontana aveva spazzato nulla. Sì, qualche cosa di più, hai ragione. Però oltre a considerare insomma, la possibilità di fare passeggiate tranquille per Roma, godere delle bellezze di Roma, dovremmo riflettere il perché sta succedendo questo nella nostra città, nel nostro paese, e quindi contribuire a quello che può essere un'economia rispettosa dell'ambiente, sotto tutti i punti di vista. Noi come organizzazioni sindacali non possiamo che dare il nostro contributo, rappresentiamo il mondo del lavoro, rappresentiamo i lavoratori e non possiamo che provare a sensibilizzare sempre di più i lavoratori su questo tema, perché poi ognuno deve fare la propria parte, le società mettere in campo quelle iniziative che vanno nella direzione di cui si sta parlando, con iniziative e risorse, perché poi significa investire qualche cosa su queste politiche. E noi da parte nostra non possiamo che condividere tutte quelle iniziative che vanno in questa direzione. Soltanto un'ultima cosa. È apprezzabile appunto il metodo scelto per premiare quelle produzioni virtuali che seguono queste indicazioni, che mettono in atto queste azioni con dei premi. Io però faccio un ragionamento un po' più ampio, cerco di fare un ragionamento un po' più ampio, considerando che il settore dello spettacolo nel nostro paese è sostanzialmente sostenuto dall'intervento pubblico, dall'intervento economico che a 360 gradi cerca di sostenere tutto quanto il mondo dello spettacolo. Penso alla tax credit sia per le società nazionali che internazionali, che hanno permesso a questo settore di svilupparsi anche nel periodo più critico che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. E credo che insomma anche nel riconoscimento di questi incentivi, di questi finanziamenti, dovrebbero essere considerati anche quegli interventi che vanno nella direzione di cui stiamo parlando oggi. Non so se il Ministero nel riconoscere questo finanziamento prevede anche appunto che qualche punto a vantaggio delle produzioni venga riconosciuto, se effettivamente anche parlo delle produzioni internazionali, perché immagino che quelle nazionali abbiano una maggiore sensibilità nel girare nelle nostre piazze, nelle nostre città, però molto spesso siamo abituati a vedere le grandi produzioni internazionali che scendono nel nostro paese, mettono in campo risorse consistenti, però pretendono insomma di fare un po' quello che ritengono fare nel più breve tempo possibile, a volte anche non rispettando certe regole che a noi invece sono care. Ecco, la butto là così, chiedendo a voi che magari avete più contezza di questa cosa, se anche nel riconoscere tax credit e altre forme di finanziamento c'è un'attenzione particolare, specifica per questo tipo di tematiche. Grazie. Grazie, poi abbiamo anche questo punto di vista poi in lista, quindi arriveremo penso anche a questo tema. Erika Filippi, segretaria nazionale CISL. Innanzitutto grazie mille per l'invito e soprattutto per poter affrontare questo tema che penso che al giorno d'oggi sia particolarmente sentito non soltanto da noi come SLC, ma penso da tutte le organizzazioni sindacali, perché in un mondo che sta cambiando, dove il clima ci detta ormai anche determinate condizioni non solo per girare, ma ci lancia una sorta di grido d'aiuto, il fatto di poter lavorare in delle produzioni che siano sempre più ecosostenibili denota il fatto che tutti quanti abbiamo un'attenzione a fare sì che queste non siano soltanto delle parole, ma diventino dei fatti concreti. Da questo punto di vista mi permetto di citare un'affermazione fatta dall'ex segretario confederale Angelo Colombini, dove diceva in un intervento del 2022 che l'importanza dell'ambiente non va solo declamata e celebrata in occasioni speciali, ma va resa concreta. E mi sembra che l'iniziativa del Green Film sia proprio questa, sia proprio un tentativo e una volontà di dare estrema concretezza a un mondo che sta cambiando, a delle generazioni che non sono più quelle passate, ma delle generazioni di giovani che vogliono
dare particolare attenzione all'ambiente, a come si comportano e anche semplicemente al fatto di non scambiarsi semplicemente un copione dandoselo cartaceo brevi mano, ma banalmente risparmiando anche sulla carta e inviandoselo tramite WhatsApp, tramite email, ma comunque in una modalità che è telematica, che probabilmente appartiene molto più alle nuove generazioni, ai ragazzi che giovanissimi ormai prendono in mano un telefono e ne sanno molto più di noi, metto me compresa. Tutto questo mi sembra un modo per innovare. E il fatto di mettere delle regole che siano condivise e che sia stato possibile esportare anche all'estero questo modello vuol dire che noi siamo comunque all'avanguardia. E questo penso che sia un grande plus, un aspetto che ci deve rendere orgogliosi del lavoro che stiamo facendo. Questo è quello che... Poi mi riservo dopo gli eventuali suggerimenti che ci potrebbero essere. Volentieri, grazie, grazie intanto. Sabina Di Marco, passo la palla da questa parte della sala. Allora, io ho fatto un po' i compiti perché sono diventata secchiona, perché in realtà non ero secchiona quando ero più giovane, nel senso che ho provato a capire, no? Perché la domanda è, vabbè, ma che succede adesso? E quindi ho provato a capirlo. E se fai questa domanda dal nostro punto di vista, quindi dalla prospettiva nostra, dei lavoratori, delle lavoratrici, e gli chiedi, vabbè, ma in realtà, no, questo settore, le produzioni sono ecosostenibili, quanti lo fanno, come lo fanno, che succede? La risposta che hai è che per alcune grandi produzioni c'è l'impegno a farlo e quindi ci si mette con attenzione, con cura e si fa. E quindi c'è un punto d'avanzamento perché c'è la convinzione nel farlo, si adottano le regole, si applica anche appunto Green Film. E poi c'è una miriade di piccolissime produzioni che non fanno nulla e di cui in parte non sappiamo neanche nulla. Cioè noi abbiamo un grandissimo tema che per conoscere la realtà in questo settore è molto complicato procedere con delle forme di censimento. Ci sono cose che non sappiamo. Non le sappiamo perché sono piccole, piccolissime, abbiamo anche imprese piccole, piccolissime, no? Ce lo siamo detti l'ultima iniziativa a cui ho partecipato l'altro giorno di Anica, dichiarava proprio questo, che c'è il tema del nanismo imprenditoriale, che è un tema enorme, perché non ci consente di dare delle regolazioni che poi diventino efficaci. Quindi in realtà noi abbiamo questo macro tema, cioè come regolamentiamo e come facciamo in modo che tutti accedano alla regolamentazione e che ci sia una sorta di controllo. E penso che questo sia il tema che ci dobbiamo porre. Allora, da un lato c'è anche la questione della difficoltà nell'aggregare rappresentanza, che è un altro dei temi forti che ci sono. Per cui noi stiamo facendo una fatica enorme, tutti noi, io credo, le associazioni datoriali e le associazioni sindacali, per provare appunto a compattare, in modo tale da riuscire a definire delle regole che siano il più possibile condivise e che siano regole, verificabili, che sia verificabile il fatto che vengano poi rispettate. Quindi il tema della normazione e della regolazione è il metatema che noi siamo costretti ad affrontare in questo settore. E rispetto a questo io vorrei fare un piccolo salto pindarico, perché secondo me tutto il tema dell'ecosostenibilità, che è un tema che tocca moltissimo i giovani, in particolare le giovani generazioni di lavoratori e lavoratrici, fa anche un po' il paio con tutto il tema della necessità di avere una migliore qualità della vita. Sono due temi che vanno a braccetto e per i giovani oggi diventa una priorità assoluta. Nelle discussioni che stiamo facendo noi sul contratto è una delle questioni che ci poniamo, cioè come si organizzano le produzioni per rendere il più possibile la qualità della vita, uno dei temi che diventano, no, premianti anche per il metodo con cui si lavora. E io penso che le due cose stiano insieme, perché rappresentano un cambio culturale profondo
da una generazione ad un'altra. Oggi la priorità non è più solo ed esclusivamente il salario, ma è la qualità della propria vita. Oggi per i giovani lavoratori e le giovani lavoratrici il tema dell'ecosostenibilità è prioritario, molto di più che per i vecchi lavoratori e le vecchie lavoratrici. E concludo questa prima riflessione dicendo che l'idea della regola in questo settore, che sembra qualcosa di un po' lontano, no? Perché c'è questa idea per cui la creatività debba essere fuori dalle regole, perché se sei creativo non sei nelle regole. E mi fa piacere, diciamo, citare il mio professore De Masi, che è stato professore all'università per me, che diciamo, purtroppo è scomparso da pochissimo, e lui ha scritto un libro molto interessante che si chiama Emozione e regola. A proposito della creatività, la creatività è fatta di emozione sicuramente, ma anche di regole. Quindi noi siamo obbligati a dare delle regole, siamo obbligati per consentire che la creatività e la produzione cine audiovisiva diventi sempre migliore, perché dentro le regole riusciamo a fargli fare un salto di qualità. E io penso che quindi sia importante fare dei protocolli. Poi magari passeremo alla seconda, diciamo, parte, nella quale proveremo a capire anche come procedere, certo, per certo, realizzarli. Certo. Intanto grazie. Aggiungo, scusami, mentre passi il microfono, dal nostro punto di vista un'altra cosa che esce in maniera evidente è proprio la differenza generazionale nel recepire questi input, questi suggerimenti. La vediamo davvero netta, cioè quando in tanti panel a cui ho partecipato, ne parlavamo l'altro giorno al telefono, si sente dire che dobbiamo trovare delle modalità di sensibilizzare i giovani verso il tema della sostenibilità. È una follia, non c'è nessun bisogno di sensibilizzare i giovani, o meglio, certo, va bene, ma non sono loro il problema, cioè sono quelli che ce l'hanno più chiaro, quindi noi dobbiamo sensibilizzare i nostri coetanei che hanno ruoli di potere e che possono cambiare qualcosa domani mattina. Se posso fare una battuta, proprio l'altra sera, a proposito di quello che diceva Roberto, no? Prima diceva una bella giornata, io sono tornata a casa, ho detto Mario, fa caldo da morire, però insomma tutto sommato una bella giornata, e mio figlio passando mi ha fatto sì, proprio bella, con tutto quello che sta succedendo, proprio una bella giornata, ci avete regalato una bella giornata, e ormai è ordinario per loro, sì. Diciamo. Andiamo avanti, Francesca Medola Colbani. Grazie, ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Allora, prima di tutto mi sento molto in imbarazzo a parlare di questo argomento con il mio presidente in sala. Diciamo che se vuole intervenire, lo so che è libero super competente, lo dico per questo, non perché il presidente, però mi ha detto di esserci io e volentieri lo faccio, anche perché devo molto ringraziare Luca e la Trentino Film Commission per aver anche in questa occasione sollecitato questa conversazione, perché quello che ha raccontato, che tutti noi che seguiamo Green Film dalla sua nascita sappiamo, è che con la tenacia è riuscito a lui, ovviamente la provincia autonoma, e comunque col lavoro sul campo è riuscito a far fare tutti i passi che Green Film ha fatto, che ha fatto nell'arco degli anni. Quindi esce, oltre a riconoscergli questo merito, in realtà sono due o tre cose che vorrei dire per iniziare. La prima è che è evidente che questa sensibilità è più vicina ai giovani, così come è evidente che questa sensibilità è più vicina ai territori, perché dal centro è sempre più difficile avere, o meglio, si ha magari un panorama generale, un quadro generale, però l'esigenza di intervenire affinché il territorio che si ha in gestione, che si amministra, sia conservato e possibilmente migliorato, è qualcosa che attiene di più all'amministrazione regionale o locale. Questa cosa ha consentito, quindi questo lavoro partendo dal territorio e portato avanti con tenacia, appunto, e con convinzione, ha consentito di superare una serie di ostacoli che sono quelli che spesso le regole, quelli che citavi Sabina, hanno quando vengono calate senza essere coltivate nel tempo. Quindi quello che mi piace moltissimo di Green Film è che non è un obbligo. Cioè non è un obbligo, ma è una scelta che si fa in modo chiaro e partendo da una consapevolezza e sensibilità personale, come citava prima Antonella, sensibilità che naturalmente le persone possono avere o
possono non avere, che viene sollecitata da incentivi sia sul territorio che a livello nazionale, che comunque è cresciuta e è stata riconosciuta anche a livello europeo. Questo è molto importante perché diciamo che molti degli ostacoli che le regole trovano in generale sul loro cammino nell'essere applicate sono già in partenza superate. Quindi ci troviamo in una seconda fase, secondo me, in questo momento, e questo incontro di oggi è mi sembra eloquente rispetto alla seconda fase, ed è quella di superare le resistenze, diciamo, o le inerzie, se volete, della consuetudine, che è quella che attiene in qualche modo a che appartiene a persone o a soggetti che non sono naturalmente o personalmente particolarmente sensibili a questi temi. E questo, diciamo, fa parte della missione, a mio parere, delle organizzazioni che rappresentano categorie diverse di imprese o i lavoratori, e così come all'associazione delle Film Commission, per esempio l'Italian Film Commission, che il protocollo Green Film l'ha fatto proprio, l'ha lavorato e l'ha aiutato a migliorarlo, così come tutti i soggetti che hanno partecipato al questionario cui prima si faceva riferimento, e che evidentemente sentono questa sensibilità come propria, come cosa propria, e credo che questo percorso sia arrivato a un'ulteriore tappa proprio in questo senso. Siamo passati a capire, cioè siamo in questo momento, credo, a riflettere su come si possa andare avanti in modo tale che quella che nasce per essere come una scelta individuale, soggettiva, di una singola impresa, grande o piccola che sia, perché non è detto che le piccole imprese non siano virtuose, anzi le grandi imprese, e poi avremo un'opinione sulle grandi imprese, o le grandissime imprese hanno delle, in qualche modo sono organizzate, hanno una gestione interna che obbliga ad alcuni tipi di comportamenti, anche perché, e non è un dettaglio irrilevante, la sostenibilità ambientale fa parte di un concetto di sostenibilità più ampio, che magari non è questa la sede per discutere, ma che attiene a parametri che sono stabiliti a livello europeo, e che quindi i famosi ESG, criteri ESG, che debbono essere rispettati dalle grandi, grandissime imprese, che portano, che sono obbligatori in alcune, su alcune dimensioni, e che hanno degli effetti non irrilevanti sul bilancio di sostenibilità, sul bilancio, e quindi anche su una serie di possibilità di accedere a sia alla finanza semplicemente, sia ad altri livelli superiori sia dimensionali che di reputazione, che è uno degli elementi fondamentali nell'economia attuale. Quindi non è soltanto una questione di sensibilità personale, ma dal punto di vista del piccolo, ma anche una questione di reputazione dal punto di vista del molto grande, e quindi della sua compliance rispetto a criteri che sono stabiliti in termini di sostenibilità. È il passaggio intermedio, è quel blocco intermedio, quello della consuetudine, quello delle imprese che hanno sempre lavorato in un modo e fanno fatica a cambiare i loro comportamenti, e degli imprenditori che si trovano di fronte alla scelta se facciamo come sempre o proviamo a cambiare qualcosa, dei lavoratori, dei capi reparto, di tutti quelli che sono coinvolti nella realizzazione dell'opera. E poi chiudo, perché non voglio essere troppo lunga, però magari ci sarà poi una discussione, e anche in questo caso, come in altri casi, come qui al MIA si è detto in moltissime occasioni, prima si parte meglio è. Cioè arrivare alla compilazione di tutti gli elementi del protocollo per avere la certificazione e quindi accedere ai fondi non deve essere soltanto un atto amministrativo, ma può essere un atto progettuale che inizia con l'inizio, con l'idea, e quindi con la pensando sin dall'inizio come realizzare, come sviluppare, come realizzare quell'opera, quelle opere, in modo che in partenza siano sostenibili ovviamente dal punto di vista ambientale, ma anche rispetto ad altri criteri. Grazie, concordo, anche perché la difficoltà è mettere in moto, una volta messe in moto le cose, anche se in maniera non perfetta, poi andare avanti è molto più facile. Comunque potremmo anche parlare di altri tipi di sostenibilità, non ci è vietato, anzi fa parte dei nostri obiettivi. Un punto di vista ancora diverso ce l'ha l'associazione dei produttori esecutivi, soprattutto per quello che riguarda appunto il dialogo con produzioni straniere. Cosa vedi dal tuo punto di vista, Marco Del Ruggini? Buon pomeriggio a tutti.
Allora, prima di tutto una riflessione mia, è vero che molto spesso si parte dalla sensibilità dell'individuo e devo dire, noi, la mia società per esempio individualmente credo che da anni, ma non sono solo io, sono anche gli altri partner che abbiamo sempre lavorato, non so, con piccole cose, si parte da piccole cose, ma penso che quello sia uno stimolo che non è solo se, questione, perché esce la sensibilità? Esce da forse da un'educazione e da un anche civica che servirebbe e anche da una voglia di capire, di fare qualcosa. Noi abbiamo, da anni fa abbiamo iniziato distribuendo non so, bottiglie di metallo gratis a tutti i lavoratori delle troupe. Siamo stati molto convinti e siamo durissimi sulla differenziata, la raccolta differenziata su tutti i set e tutti i livelli di lavoro. Poi dobbiamo lottare anche con la burocrazia italiana però, perché noi sappiamo e ogni anno abbiamo fra generici, troupe, le società nostre possono far arrivare a 10.000 contratti, ogni contratto vuol dire 40 pagine fatte in doppia copia. Cioè, finalmente ci siamo decisi, visto che non si riusciva, adesso abbiamo tirato fuori abbiamo lavorato su un software per far sì che tutti i contratti vengano firmati soltanto in digitale e non ci sia più la copia cartacea. Ovviamente sul mondo del digitale stiamo tutti lavorando da anni, lavoriamo tutti noi oramai su piattaforme in cloud, non stampiamo, non produciamo più cartaccia come si faceva 20 anni fa. E questo diciamo sono le sensibilità o le educazioni, le voglie dell'imprenditore individuale, però poi gli parlo invece dei nostri associati. La maggior parte dei nostri lavori sono fatti con società molto grandi e giustamente Francesca, lì è ancora peggio, nel senso che loro hanno anche in esigenze industriali di mantenere quell'ecosostenibilità. E questo ci ha fatto sì che noi negli ultimi anni, per esempio, avevamo sempre un PA, un assistente di produzione dedicato solamente al green e alla sostenibilità. Ora, è chiaro che non tutte le società, specialmente in Italia, possono avere una persona dedicata solo a quello. Non c'è, io però vi devo dire, non c'è bisogno, quello è un lusso. Però avere delle persone formate all'interno della produzione che facciano anche altre cose, che non devono fare solamente quello, ma che sappiano dirigere, indirizzare, far capire a chi di dovere, specialmente qui parlo di reparti poi di produzione, amministrazione, ma anche poi reparti tecnici, cosa fare, come muoversi, cosa. Ci sono piccoli accorgimenti che sono. Per esempio il reparto trasporti, quando vai a aspettare una persona spegni la macchina e non tenerla un quarto d'ora accesa anche se fa caldo con l'aria condizionata. Abbiamo fatto per esempio lavori con società poi non americane ma europee dove era quasi obbligatorio per esempio il noleggio dei mezzi di trasporto per dei veicoli elettrici. Ovviamente questo non può essere fatto con i mezzi di trasporto più pesanti, i camion che lì dovremmo aprire un altro discorso, perché poi è vero che si può passare abbiamo fatto lavori con camion generalmente elettrici, ho usato generatori di corrente elettrici, però questi sono investimenti, signori, che sono, cioè siamo un po' lontani, per cui devo dire andiamo un po' con calma, sappiamo che ci sono, vediamo dove possiamo arrivare, però è uno sforzo da fare un po' insieme poi, perché posso mettermi nei panni del mio trasportatore che dovrà cambiare tutti i suoi camion per passare a Euro 6 per poter. Sono 80.000, 100.000 euro a camion, la vedo un po' complicata, però andrà fatto, bisogna capire come aiutare anche loro a fare questa transizione un giorno o l'altro. Però